Ben 12 campioni del mondo sono stati incoronati a Suzuka. Presto scopriremo chi trionferà oggi, mentre ci avviciniamo allo spegnimento dei semafori per l'inizio del Gran Premio del Giappone. Ci troviamo a sud-ovest della città di Nagoya, sull'esclusivo circuito a forma di 8 di Suzuka. 5 km e 8 di lunghezza e 18 curve per completare il giro, con velocità medie che si aggirano sui 220 km orari. Ovviamente il DRS sarà l'arma micidiale per cercare il sorpasso in curva 1, anche se il punto migliore per superare è la chicane all'uscita della 130R. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. E Oscar Piastri completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Fernando Alonso, Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Leclerc, Stroll, Ricciardo, Norris, Ocon, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Sergio, Bottas, Zhou, Albon, infine Kevin Magnussen a occupare l'ultima posizione. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Oggi sono in compagnia di Davide Rassecchi. Ciao Davide, è sempre un piacere stare in cabina con te. So bene quali sono i nostri ultimi preparativi prima della gara di oggi, ma cosa mi dici dei piloti? Come ci si prepara a mettersi al volante? Beh, ogni pilota ha il suo rituale pre-gara, basta farci caso. C'è chi ascolta la musica con le cuffie, chi saluta il pubblico cercando di assorbire la loro energia. Alcuni preferiscono concentrarsi su se stessi, parlare con gli ingegneri, cercare di assimilare le ultime informazioni che potrebbero fare la differenza più avanti. I rituali pre-gara sono utili per rendere la preparazione più metodica e costante. Con così tanti gran premi in una stagione, più sei in grado di mantenere una tua routine, più riuscirai a sentirti a tuo agio in un ambiente del genere. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Salve a tutti ragazzi e bentrovati da Gabriele Carbonara. Benvenuti in questa quarta puntata di Formula 1 2024. Stavolta ci troviamo a Suzuka in Giappone. Sì, grande Gabri. Stavolta partiremo undicesimi per una qualifica spiacevole. Allora, prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo, quindi iniziamo! Ok, 4, 5, esperimento via del Gran Premio del Giappone che parte con buono lo sfondo di Nato Norris. Cerchiamo di prendere più posizioni possibili, partenza, attenzione. Attenzione, porta vuota con la Ricciardo, contatto! Mamma mia, oh, attenzione anche il possibile rischio, occhio, attenzione, ne approfittiamo all'esterno di Sergio Perez, wow, la fila club, super Lando Norris, undicesimo settimo, ora davanti a Lewis Hamilton, George Russell, intanto vedo che Verstappen è davanti, secondo Piastri, dai Piastri, facciamo il tipo per te, visto che non vinceremo stavolta noi, qui a Suzuka. Ok, guadagniamo un po' così la sua Hamilton e Russell, dovremmo sperare anche che Hamilton e Russell si disturbi una vicenda, eh? Eh sì, in modo che perdano il tempo. Sì. Intanto Alonso fa un'ultima gara, terza posizione. Sì, lo so. Sono molto vicino a Hamilton. Devo cercare di guadagnare tanto nel primo settore. Il primo settore è il mio forte. Attenzione, ok. Facciamo. Vediamo che esce il primo settore, andare a gran curva. Sì.
poi a questo giro si può utilizzare il DRS attenzione. Guadagniamo tanto per il presidente, siamo a... Potresti avvertire un po' di tutto il tempo che stai seguendo la scia dell'avventura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Una ruota con le frecce, che ti fa perdere tanto tempo, ma sì, fa perdere. Attenzione, attenzione, ci teniamo a grande la posizione su Charles Leclerc. Attenzione, ora Scorpiansky è vicinissimo, ma Verstappen potrebbe tentare l'attacco su Verstappen. Attenzione, ruota a ruota, Leclerc passa. Ok Lando, c'è Leclerc davanti a te, ci sta bloccando, quindi cerchiamo di sorpassare quell'auto il prima possibile per proseguire la gara, dai! Lo so, però c'è Leclerc davanti. Sarà facile, però ci proviamo. Dice di passare Hamilton prima del quinto giro e ultimamente. Attenzione, attenzione, incredibile, incredibile. No, vabbè, mi dispiace, ma una gara bruttissima qui in Giappone, mamma mia. Questo modo credo che Max Verstappen si passi in campionato. Anche perché era dietro di 18 punti. No, mi dispiace. Vabbè. Flashback. Sì. Mamma mia. Mi dispiace tantissimo. Davvero, mi dispiace. Lungo! Vengo passato anche da Perez. Non ci credo. Vabbè. Cerchiamo di recuperare almeno l'ottavo posto, cioè, anche perché sennò sarebbe una gara molto brutta da parte nostra. Intanto Castri non riesce a passare la staffa, diciamo. Non ce l'ha fatto. Il DRS non ce l'hai io? Sì, ce l'ho il DRS, però ovviamente ce n'è una sola in zona. Io ho fatto quello che potevo, ma niente da fare. Se fa sento nel quinto giro, ma io ciaccio che si scassi davanti. Almeno cerchiamo di arrivare al decimo posto. Una gara di cosa? Questa la costata secondo me sarà davanti a noi in questo campionato. Vabbè. Incredibile, questo è un zero. Vabbè, fa niente della penalità, no? Tanto sono... Ma non preoccuparti, la strada è ancora lunga. Ah, però siamo tranquilli. Sì, lo so. A Shanghai si ritorna dopo 4 anni di stop, si ritorna in Cina, a Shanghai, mi sa che arriveremo proprio ultimi. E tanto Piastri secondo, e comunque ha fatto una buona gara Piastri, eh? Eh sì. Almeno Piastri mi sollevo in una lentare. Questa gara è proprio schifo, è schifo proprio. Addirittura 2 secondi di penalità, ecco, lungo. Andate. Ok, hai perso
sovrapposizione e siamo sotto di una. Vabbè, mi dispiace. Cioè, almeno non ci siamo ritirati, eh? Anche sì. Non ci siamo ritirati. Attenzione. Attenzione, tanto non c'è per niente, ragazzi, non ci sei. Attenzione al con! Il casino è parlato tra le due al pin. Ok, ok. Sta appena finito, bravo, il nuovo leader del campionato. Che felicità! Ecco qua. Che bello, sedicesimo. Allora, che sfida, che sfida, che sfida. Vabbè, non mi interessa, sai se... mi spiace. Eccoci al traguardo, e ben presto! Lo so, che sta appena finito e devi dare il campionato. Vabbè, la prossima gara, eh? Però vediamo, prima di chiudere questo video, la classifica. Sì. Lodi. Oh, Piastri ha fatto il giro veloce, bravo Piastri. Prossimamente per altri momenti di allora. Tra me e Verstappen ci sono 7 punti. Siamo davanti a un punto su Carlos Sainz e Piastri. Campionato, 32 punti di Verstappen, però secondo me anche Piastri ci sarebbe pure una bella battaglia per il campionato. Sì. McLaren buono, buono, tiene ancora la testa del campionato piloti, davanti a Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un 10 like per il prossimo e ci vediamo alla sprint di Shanghai. Ciao! Ciao!